siamo arrivati a Selva di Progno. Dunque, siamo all'interno della comunità montana della Lessinia, un territorio che si estende dall'alta Val di Lasi alle pendici del Carega, al confine con la provincia di Trento, ma anche con quella di Vicenza, parco naturale regionale della Lessinia. Insomma, capite che Selva di Progno è davvero un comune importante e anche con delle caratteristiche tutte particolari. Ma sentiamo dal sindaco Marco Capelletti, che ringraziamo per l'ospitalità, se ci dice qualcosa di più rispetto al suo comune e alla sua economia. Il territorio di Selva di Progno è un territorio di 42 km quadrati, che va da Campo Fontana, che è il paese più alto della provincia di Verona, 1226 metri, con una caratteristica agricola turistica particolare, con San Bortolo, Giazza e Selva di Progno. Dunque, entriamo allora nel merito del progetto e della realizzazione che avete potuto mettere in campo con il GAL e con AVEPA. In che cosa è consistito, signor sindaco, e come si è proceduto? Questo intervento si è consistito nel sistemare dei percorsi di strade vicinali, di strade di uso pubblico, sentieri, che ha valorizzato percorsi che non c'erano. Il GAL si è impegnato di fare questo percorso, che va ulteriormente a implementare e valorizzare il territorio turistico, perché la nostra sfida sarà il turismo, riuscire a gestire il turismo e portare servizi. Questo integrerà l'agricoltura, perché gli agricoltori presenti in Lessinia e anche a Selva di Progno sono sempre meno. Questo ci permetterà, secondo me, in futuro di migliorare la qualità della vita sul territorio e di fermare la gente. Perché il nostro problema della montagna è lo spopolamento. Rileviamo che siete riusciti a fare sinergia tra i comuni dell'est veronese, la Lessinia secondo me ne aveva gran bisogno, tutti coinvolti per questo progetto. Noi ringraziamo il sindaco Capelletti e auguriamo lunga vita a Selva di Progno e anche ai trombini di San Bortolo. Grazie a voi e buona giornata.